pronta per il trucco. Infatti, hai fatto benissimo a metterti comoda. Metto questa asciugamanina qui sul collo in modo da non sporcare il vestito. Infatti. Ok, allora cosa vogliamo fare? Un trucco semplice. Sì. Ho tutto quello che mi serve. Guarda, 20 minuti e abbiamo finito. Ok? Allora, hai già messo su una crema idratante, qualcosa? No. Allora, la mettiamo. Io ho questa che è una crema idratante media, insomma, tu non hai una pelle proprio secchissima, quindi hai una pelle mista, ho notato. Questa crema qui andrà più che bene. È a base di argan. Sì, e quindi vai tranquilla. Idrata molto, però non tende a lucidare la pelle, infatti. Senti com'è setosa quando te la spalmo. Sì, dimmi. Ah, questa stanza ti piace? No, infatti ho pensato di lasciarla così com'è perché piace molto anche a me. Sì, però la parte salone parrucchiera voglio cambiare qualcosa, come ti ho appena detto. Questa la lascerei anche così perché, vero, sì, è molto accogliente. Aspettiamo un attimino che si assorbe la crema. Devi fare anche un po' le ciglia, vero? Ok, la pinzetta. Ok, chiudi l'occhio. No, non ne hai tantissimi, però comunque puliamo bene la parte superiore dell'occhio. Sembra a posto, poi alla fine ricontrollo. Comunque, tranquilla. E adesso facciamo questo. Qui ha la pelle un po' arrossata. Ah, ecco. Sai che i brufoli qui sull'occhio non si toccano, vero? E certo, perché la pelle è molto molto sottile, quindi molto sensibile, per questo sei rossa. Cerco di non insistere qui. Sì, magari fai delle spugnature con dell'acqua fredda. Ci vado a disegnarti, ecco, qualche peletto perché ho visto che hai dei piccoli buchi. Andiamo a uniformare, certo. Guarda, io con la matita per le sopracciglia mi trovo da Dio veramente. Ho provato pennarelli e altro, ma secondo me la matita è la migliore perché puoi sia disegnare il peletto sia sfumarla. Quindi ecco, adesso sì. Passiamo all'ombretto per un look naturale.
userei questo ombretto qui, è un color talpa. Adesso te lo faccio vedere meglio. Leggermente satinato, adesso te lo faccio vedere su, sembra scuro ma non lo è. Ha dei riflessi leggermente argentati, in base alla luce, esatto. Guarda, io solitamente l'ombretto lo metto con i polpastrelli, perché secondo me è il modo migliore per uniformarlo e rendere proprio polvere omogenea sulla parte dove vado a stenderlo. Poi vedrai alla fine. Perché il pennello sì, è diciamo il metodo principale con cui applicare un ombretto, però a volte se l'ombretto stesso è troppo polveroso tende a sporcare il viso o a spargere comunque la polverina del prodotto un po' da tutte le parti. Quindi preferisco applicarlo così. Allora, questo talpa è un colore neutro che solitamente riprende l'incarnato della pelle. Poi, in base al colorito della pelle, se è più chiara o più scura, andrò a stenderlo una volta oppure più volte. Se abbiamo una pelle più scura, più olivastra, invece se la pelle è molto chiara, come la tua, lo passo solo una volta. Ok? Abbiamo dato un po' di profondità all'occhio, perché comunque la mattina quando ci svegliamo abbiamo tutti gli occhi un po' gonfi, no? Le borsette anche sopra qua, la palpebra superiore. Eh sì, so qualcosa. Bene, mettiamo un po' di eyeliner. Ok, certo che c'è. Sì, io solitamente uso quella nera perché andiamo proprio a dare una vivacità all'occhio spento, esatto. E comunque, disegnando una linea che va verso l'alto, andiamo a dare proprio un'apertura all'occhio. Ok. Questa è indelebile, comunque, waterproof. Vedrà che ti dura fino a stasera. Sì, anche io uso questa, mi trovo molto molto bene. Ecco già come cambia lo sguardo, molto più aperto, più sveglio. Mettiamola. Guarda, io l'eyeliner la consiglio soprattutto alle persone che hanno la palpebra un po' cadente, dopo i 35 anni comunque sì, consiglio di metterla molto bene però, perché se la mettiamo in modo sbagliato andiamo ad accentuare l'effetto di stanchezza dell'occhio, di pesantezza, quindi va messa molto molto bene. Piuttosto uno perde 10 minuti in più la mattina però, devi metterla perfettamente, esatto. No, tu fortunatamente ancora non hai la palpebra cadente, però il tuo taglio di occhio sta molto molto bene con l'eyeliner. Sì, la sconsiglio invece alle persone che hanno gli occhi sporgenti. Sì, perché va, come ti dicevo prima, ad accentuare il difetto comunque. Non dà profondità, lo fa sembrare ancora più all'infuori. Ecco, perfetto. Ok, con la codina lì in su, così. Benissimo. Certo che dopo ti faccio guardare allo specchio. Io sotto non lo metterei nulla. Ok, infatti. Vediamo un po' di farlo.
Sì, non ti ho messo il fondotinta perché comunque secondo me hai una pelle talmente bella, hai un colore stupendo già di tuo che non hai neanche bisogno di fondotinta, io non andrei ad appesantirla la pelle soprattutto la mattina, ok? Esatto, un conto se devi farti una serata fuori, ma la mattina solo per andare magari al mercato, al supermercato, opto sempre di più per la semplicità, ok? Guarda, ti vado a mettere un fard che ti dà un leggero colorito, così sembri bella naturale. Sì, guarda, questa è molto carina, ha diverse tonalità, che comunque quando vado col pennello a fare questo movimento per tirare sulla polvere, si uniforma e crea un colore unico. Infatti queste particelle chiare vanno proprio a dare luminosità al colore. Rosato di base. Ok, tesoro, ridi. Brava. Ancora. Benissimo. Bellissima al naturale, adesso vedrai. Ti metto solamente un po' di mascara, questo non deve mancare mai, assolutamente. È il mio migliore amico, il mascara, senza di questo non esco di casa la mattina, perché ha il potere di accendere lo sguardo. Sì, guarda, questo è uno scovolino. Dritto, con le setole abbastanza vicine, e tende ad allungarle e ad infoltirle. Esatto, secondo me questo è il migliore. Te lo consiglio, guarda. Un minuto che si asciuga e poi ti do un'altra passata. Ah, ti sei sporcata qui, hai chiuso l'occhio. Ok, niente, capita. Capita anche a me dopo che mi trucco la mattina, mi sporco e devo perdere altro tempo per risistemarmi il trucco. Niente di. Aspetta un secondo prima di chiudere gli occhi, se riesci a resistere un attimo. Ok, chiudi pure. Perfetto. Vuoi mettere qualcosa sulle labbra? Le hai già scure di tuo, quindi diamo solo un po' di lucido, cosa dici? Sì, ma guarda, di nude ne ho veramente un'infinità, quindi vai tranquilla. Adesso ti faccio vedere. Io ti consiglio uno di questi due. Sono quasi simili, come puoi vedere. Questo è un po' più chiaro, questo è un po' più scuro. Comunque, anche se questo è un po' più scuro, rimane sempre un nude. Non cambia nulla. La mano è molto chiaro, sì. Ti faccio vedere anche l'altro. Non vuoi vedere questo? No, va bene, allora ti metto subito questo qui, così non perdiamo tempo. Sì, è fantastico.
Poi anche sulle labbra è molto leggero, non te le senti pastose, ti resta tutto il giorno. Guarda, tutti i prodotti che io uso sulle mie clienti, li ho anche i miei personali, quindi ci metto la faccia, insomma. Benissimo, adesso ti faccio vedere. Tirati un po' su. Guardati, direi stupenda. Avvicinati un po' allo specchio, guarda, guarda come ti sta bene questo fard. Hai visto che bel colore con la tua pelle, non c'era neanche bisogno di mettere il fondotinta, avevo ragione. Guarda l'ombretto come ti sta bene. Vedi com'è bello omogeneo? Te lo consiglio, guarda, prova a usare anche tu i polpastrelli, vedrai che non avrai più bisogno di pennelli. Sei contenta? Mi fa molto piacere. Ok, tesoro. Allora io vado, tu sistemati pure.